Sono passati ormai 50 anni da quando veniva istituita la provincia di Oristano, ad opera della legge 306 del 16 luglio 74, ente territoriale autonomo che ha le sue origini nell'ordinamento sabaudo. La provincia è un essenziale elemento di raccordo, intermedio tra il comune e la regione, che permette di dare voce e rappresentatività a tutte le piccole entità comunali prive degli strumenti necessari per interfacciarsi con le istituzioni regionali e nazionali. Il loro apporto è stato fondamentale per la crescita di tutto il territorio nazionale. Se come prefetto sono qui oggi a parlare a questa platea, è anche grazie alla Costituzione della provincia che, riconosciuta dallo Stato, ha consentito l'arrivo sul territorio di tutti gli uffici statali periferici, quali appunto prefetture, questure, comandi provinciali delle forze dell'ordine ed altri uffici di essenziale importanza per il territorio. Nell'ultimo ventennio l'importanza della provincia è stata messa in discussione ed è stata al centro di un acceso dibattito relativamente al suo ruolo e alla sua gestione. Con l'avvento del governo Monti, infatti, anche a causa delle pressioni comunitarie in tema di risparmi di bilancio, è stato emanato il decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, che ha previsto la sostanziale spoliazione dei poteri e delle risorse alle province a favore delle regioni e la nomina dei loro organi da parte degli amministratori comunali, abolendo le giunte. Solo l'intervento della Corte Costituzionale ha garantito la sopravvivenza della provincia, cassando la riforma montiana per l'uso di un decreto legge per riformare un ente costituzionalmente garantito. La calma prima della tempesta. Nell'aprile 2014 il disegno di legge del ministro Graziano Del Rio ha confermato la trasformazione delle province in enti amministrativi di secondo livello, abolendo la giunta provinciale, redistribuendo le deleghe di governo all'interno del Consiglio provinciale, ridimensionato numericamente. Le funzioni sottratte alla competenza provinciale passano alle regioni, che tuttavia devono accettarle e addossarsi il relativo personale provinciale con i connessi oneri di bilancio. L'ultimo tentativo di spallata definitiva all'istituzione provinciale si è tentato con la riforma costituzionale Renzi Boschi, che prevedeva un'abolizione totale dell'ente. Tale riforma è stata però respinta dal referendum costituzionale del 2016. Negli ultimi anni, al contrario, si è assistito a una progressiva inversione di rotta. L'attuale governo ha depositato nuovi disegni di legge per reintrodurre l'elezione diretta dei consigli e dei presidenti delle province, così tornando alla situazione pre-riforma del Rio. È necessario offrire ai cittadini i migliori servizi possibili. La mancanza delle province, intese come collante tra comune e regione, a lungo andare si è fatta infatti sentire. Il loro svuotamento ha avuto come contraltare il proliferare, al di fuori dei livelli governativi disciplinati dal titolo V della Costituzione, di una moltitudine di organismi, agenzie, consorzi ed enti di secondo grado, volti non alla gestione associativa dei servizi, ma alla disgregazione della governance organica del territorio e delle sue risorse, moltiplicando realmente i costi e i posti della politica. È questa pletora di enti sovracomunali che potrebbe essere soppressa. Le province invece devono essere mantenute, magari riformate, ma è impensabile che le loro funzioni vengano svolte per intero dalle regioni. Va valorizzato il ruolo della provincia come presidio democratico del territorio provinciale. Una comunità che si organizza a livello provinciale in tutti i suoi aspetti, economico, sindacale, politico, religioso e associativo, deve essere governata da un'istituzione democraticamente rappresentativa, attraverso un'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale. Il governo di una vasta area come quella provinciale assume un'importanza strategica. Le funzioni fondamentali delle province devono principalmente essere quelle di pianificazione e coordinamento dello sviluppo economico, oltre che quelle di sussidiarietà a supporto dei comuni. Secondo tale principio, infatti, se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non deve intervenire, ma deve eventualmente sostenerne l'azione. La provincia, nel suo ruolo di governo di area intermedia, è l'unica istituzione che può individuare in modo strategico gli obiettivi da perseguire per una politica rivolta al futuro, in grado di garantire una visione di ampio respiro per gli interessi del territorio, sia privati che pubblici. Infrastrutture, istruzione, lavoro, formazione professionale, sviluppo delle risorse locali, tutela dell'ambiente e delle tradizioni locali sono tutti campi da cui passa lo sviluppo delle nuove generazioni.
la cittadinanza deve trovare risposte alle proprie esigenze. È di fondamentale importanza il lavoro che la provincia svolge in settori delicati come la manutenzione delle strade provinciali, la programmazione della rete scolastica, la gestione dell'edilizia scolastica, la pianificazione urbanistica e la gestione dei rifiuti. Durante quest'anno come prefetto mi sono trovato diverse volte a collaborare gomito a gomito col dottor Torrente, apprezzandone la disponibilità e la preparazione personale. Ringrazio la provincia per il supporto che assicura alla prefettura. Personalmente però auspico quanto prima che si possa superare l'attuale fase transitoria prevista dalla legge Riu del 2016, che prevede il sistema degli amministratori straordinari per dare applicazione al principio generale della sovranità popolare. Solo in questo modo si potrà garantire la giusta centralità della provincia all'interno dell'assetto costituzionale. Viva Oristano, viva la provincia di Oristano.